cazzo sei? Un po' brutto. Non dico cosa sembra. Ciao amici. Ciao amici. Allora, siamo praticamente davanti alla panetteria, il forno di Gallarate, per ritirare la nostra Magic Box. Sì, adesso io andrò a ritirare la nostra scatola e poi vi faremo vedere il contenuto di questa Magic Box di Too Good To Go. A dopo. A dopo, ciao ciao. Eccolo. Eccoci di nuovo qui amici, siamo finalmente a casa e siamo pronti per farvi vedere il contenuto della Magic Box che abbiamo appena ritirato. Sì, in realtà l'abbiamo ritirata ieri sera e lo facciamo vedere questa mattina. Esatto. Ok, allora adesso partiamo sempre dal sacchetto più piccolo? Sì, partiamo dal sacchetto più piccolo, questo qui. Eccolo là? Mm-hmm. No? Ma sì. Questo qui? Tutte e due. Questo più leggero. Va bene. I due sacchetti piccoli allora. Vai, parti tu. Allora. Ah, ricordiamo che il posto dove abbiamo preso questa Magic Box si chiama Il Forno, giusto? Non ho controllato. Vabbè, si chiama, vi mettiamo qua sotto il nome, e abbiamo speso 3,99€ per la Magic Box. Per tutta questa... Ma ci ha chiesto un compenso, diciamo un contributo di 50 centesimi per il packaging, i sacchetti, esatto, no, che ha dovuto mettere. Va bene, vai. Prima box. Hai già visto? Sì, il dolce cornetti, amore, sono felice. Ok, sembra vuoto. Sì. Madonna, sa di burro in una maniera. Altro cornettino. E ultimo. A pistacchio. Estasiata. Amore, questo è fritto. Sì, è fritto e a pistacchio. Allora, i cornetti sono tutti e due vuoti, mi sembrano ben sfogliati, c'è un odore di burro pazzesco. Sì, buono. Io lo assaggerei subito. Va bene, cin cin. Buonissimi. Cin cin. Cin cin. Cioè, l'odore è buonissimo. Buco. Buono. Sento già le arterie. Adesso col caffè, spettacolare. Buonissimo. Facciamo un paragone se ti va con la pasticceria Zanchin. Abbiamo fatto un Too Good To Go di una pasticceria, vi lasciamo qua sopra il video, in cui ci sono stati anche, insomma, prodotti simili, perché alla fine era pasticceria forno. Come cornetto, quale ti piace di più? Beh, questo è più burroso, quindi direi che è un po' più goloso, però forse la pasticceria era più salutare, mi sembrava un impasto più buono, più equilibrato. Ok, allora secondo me a me piaceva il fatto che quell'altro fosse un po' più friabile tipo, sì, e glassato anche. Burro ce n'è troppo per me, però secondo me questi qui che hanno questo, hanno meno zucchero perché lo sento meno dolce perché non sono glassati, hanno più burro, secondo me questi sono buonissimi anche salati, li apri, ci metti dentro quello, un po' di prosciutto, un po' di formaggio, formaggi, buoni, buono comunque, dai, ci sta, buono. Ok, vai, il Kraffen ti lascio Kraffen. A te. Ah, Madonna, fai vedere, stai già mangiando pure? Deve essere ripieno. È bello farcito? Sì. Sì. Allora, vai, tu assaggia. Io dico intanto, il pistacchio è una roba che secondo me deve essere buona, perché se ha quella roba lì di amaretto non mi piace. Non dimmi niente, assaggio. No. Buono. Non è quella roba di amaretto. No, io me lo finisco. Il pistacchio è buono. L'impasto mi sembra un po' secco, perché è di ieri. Secondo pacchettino, che ho già sbirciato. Ha dentro focaccina. Te la stavo tirando in faccia. Focaccina. Due focaccine. Pizzettina. Pizzettina, bella. Altra pizzettina. Altra pizzettina. E altre due focaccine con
Olive. E una si con olive. Buone. Direi che ci è andata bene. Mm-hmm. Meglio dell'altra volta, perché noi questo forno l'abbiamo già testato senza riprenderci. E abbiamo preso una box più grande che però aveva meno varietà. Al momento mi sembra che è più... Va bene, dai, da cosa vuoi partire? Io partirei dalla focaccia semplice. Questa? Sì, dalla focaccina semplice. Ok. Si sente che magari è di ieri, ecco. Sì. Il sapore è anche buono, però è proprio secca. Cioè, ci fa fatica. Ok, allora, focaccina... Un po' secchina. Adesso andiamo con... Proviamo la pizzetta, che dovrebbe essere... È morire! Perché io l'ho presa dai bordi, però è mollissima e mi è... Ti sei scivolata tra le dita. Assaggiamo. Più buona. Perché? Si è mantenuta più morbida comunque. Tende a... È più buona perché è più morbida, perché sopra c'è il sugo e la mozzarella, quindi ha rilasciato umidità. Sicuramente calde sono più buone. Sì. Però non male, dai. Buono. Adesso invece è il turno della focaccina con le olive. Mi sembrano un po' più... Vai, amore. Mi sembrano più cotte queste qua. Sono più marroni, più colorate. Belle salatine. Mi piacciono così. Allora, secondo me la focaccina era buona per via delle olive, perché comunque erano buone. Però un po' secca per me. Comunque, meglio di quella senza le olive. Esatto. A me è piaciuta. Ok. Ok, quale vuoi fare? Pacco grande, neutro? No, dai, facciamo chiudiamo quello col medio. Pacco medio. Qua abbiamo un vassoietto da estrarre. Ci ha messo ancora quella con i würstel. Pizza classica, diciamo. Con würstel e patatine. E una focaccia chiusa con all'interno il prosciutto cotto e il formaggio. Allora, di queste io posso assaggiare solo la margherita. Sì. Non so se tu vuoi assaggiare anche le altre. Un fettino, giusto l'assaggio, giusto per dare un feedback ai nostri amici. Allora, una cosa che però a me non è piaciuta è il fatto che quando si ordinano le Magic Box si può scegliere se avere prodotti vegetariani oppure... No, vegani no, non credo, però vegetariani c'è l'opzione, sì. E noi abbiamo sempre selezionato questa opzione. Perché ci mettete la pizza col würstel e il prosciutto? Capito? Cioè, nel senso, Simone la mangia la carne, quindi andrà lui. Però se fossi stata da sola o se anche lui fosse stato vegetariano, abbiamo pagato per dei prodotti che non possiamo consumare. Quindi questa cosa non ci è piaciuta per niente, è già la seconda volta che capita. Vabbè, partiamo dalla margherita che posso assaggiare anche io. E voilà! Quantità! Più buona della pizzettina. Secondo me manca un po' di sale e pomodoro. Però l'impasto è molto morbido, quindi mi sembra anche fatto bene. Ci sta la forma di impasto. Io assaggerei solo un pezzettino di focaccia, perché poi quell'altra pizza con le patatine, secondo me è buona solo calda. Pizza, patatine e würstel. Sì, le patatine... Fredda, non rende. Le patatine hanno questo aspetto anemico che secondo me non sono buonissime da fredde. Vediamo. Ha un buon profumo però. Eh sì, queste qua sono buone. Ma non è prosciutto, amore, è prosciutto? Eh sì, amore, è prosciutto. Guarda. No, dico, è carne, però sì. È molto affumicato come odore. Guardate. Secondo me è prosciutto. Sì, sì. Anche col formaggio sotto, con la fontina. Magari è un formaggio affumicato, ecco. Si sentiva il profumo che era buona questa. Buona. Anche questa qua calda. Con il formaggio che fonde. Sì, vabbè, io. Ok. Passerei all'ultimo pacco, che è anche quello più grande. E lo spacchetto io? Sì. Ok, è tutto pane, però è una cosa che sapevamo, nel senso, ovviamente ci aspettavamo anche del pane proprio intero,
che possiamo congelare all'occorrenza, tirar fuori, quindi ci sta. Perfetto. Primo panino, bello, un bel francesino questo qua. No, una ciabatta, come si chiama? Bello, mi sembra cotto molto bene, il profumo è un po'... è soffice, ma secondo me anche questo in forno, dandogli una ripassatina col, col grill, viene buonissimo. Buono. Poi... cos'è? Un po' bruttino. Non dico cosa sembra. È un po' bruttino. E è con i semi questo qua. Sembrano esserci semi di girasole, di sesamo, quindi dovrebbe essere integrale con i semi, un po' più sano. Un po'. Il profumo è buono, sembra effettivamente integrale. E sì, la consistenza sembra abbastanza morbido. Ok. Ci hai spalmato sopra il naso. No, non è toccato il naso. Poi, è questa forse una ciabatta? O è simile? Simile, però è più... sia un altro tipo questo. Anche questo qua molto bello. Sì. Questo è morbido. Ah, questo è quello che ci piace tanto, amore. Vi facciamo vedere questo qui. Questo qui l'abbiamo già provato la scorsa volta che abbiamo testato questo forno ed è buonissimo perché a parte che è di una sofficità, di una morbidezza bellissima. E poi dentro è col rosmarino ed è anche oleoso, cioè è proprio buono. Ultimo panino è questo qui che sembra un panino al latte, perché anche questo sembra molto morbido, però è ricoperto di semi di sesamo e va bene. Allora, secondo me ovviamente tutto è molto più buono caldo, forse quello al rosmarino è buono anche freddo. Quello è buono anche freddo, ma anche secondo me questo è buono freddo. Partiamo dal pane con il rosmarino. Ha un profumo buonissimo di rosmarino. Buono. Buono, sì. Riassaggiamo, ma già lo conosciamo bene. E poi è proprio saporito. Si sente che non è... vero? Buono. Questo secondo me, tagliato a fette, può diventare una buonissima bruschetta, già aromatizzata dal rosmarino. Passiamo a questo qui con i semi di sesamo, bello! Bello, dentro è proprio, facciamo vedere la pagnotta. Sì, soffice. Anche buon profumo. Sì. Yeah. Buono. Buonissimo, mi piace moltissimo questo. È un panino al latte. Prendiamo quello brutto. Abbiamo visto che questo ha dentro, cioè anche proprio dentro i semi, quindi non solo fuori. Assaggiamo. Ok. Passa fuori. Un po' bruciacchiato. I semi si sentono un botto. Buono. Anche questo. Anche questo tagliato, fatto a tartina. Pappa. Sì, ce lo vedo bene con qualche cremina sopra magari di fate d'olive. O formaggino spalmabile, salmone. Buono, ottimo, sì. Ok. Amen. La prima delle due ciabatte o spilancini, non so come chiamarli. Sì, quello che sembra un po' più cotto. Questo probabilmente avrà le alveoli più espansi, più larghi. Me lo immagino così almeno. Quei buconi. Abbastanza. Me l'aspettavo ancora più espanso, direi. Sì. Sì, però vabbè. Una bella crosticina dorata. Sì, profumo buono. Profumo proprio di pane, questo è il pane per me. È vero, questo ha un sapore diverso. Buono. Questo pucciato nell'olio. Madonna, buonissimo. Sì. Senti il sapore della crosticina. È vero. E dell'interno poi. Ti dico, se la gioca con quello al rosmarino. E siamo arrivati all'ultimo della confezione. Ok, ultimo assaggio. Questo sembra simile a quello di prima, però più bianco dentro. Più bianco, meno, sì, sì, meno cotto esternamente. Ah, buono questo qua. Questo proprio mi ricorda il pane che mangiavo da piccola. Allora, eccolo. Mi è partito un molare. Non è male.
Solo che è meno saporito. Sì, è più neutro di tutti, e quattro i panini che abbiamo visto, anzi cinque panini che abbiamo visto. Sì, però buono. Sì, sì. Allora, calcolate che quando prendete le cose dal panificio, se le prendete la sera e le mangiate il giorno dopo, è normale che siano un po' più secchi. Ci sta, perché è tutto il giorno che sono rimasti esposti, quindi è normale. Ci sono però dei panifici, delle pasticcerie che offrono la Magic Box anche al mattino, perché magari hanno una produzione talmente alta o una minore richiesta durante la giornata che sanno già che a fine serata avranno un esubero eccessivo. Quelli saranno forse un po' più freschi rispetto a questi, però una ripassata in forno, a parte quello rosmarino che secondo me è perfetto anche così. Sì, quello si conserva bene anche per più giorni. Esatto. Sì, non perde niente. Gli altri, perché è pieno di olio. L'olio, sì. Gli altri invece che sono non conditi, ovviamente una ripassatina in forno è meglio. Ok, perfetto ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Se vi è piaciuto mi raccomando mettete like, condividete e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità e i prossimi video in uscita. Esatto, mi raccomando aiutateci insomma a far crescere questo canale. Vi ricordiamo che ci trovate anche su Instagram, vi lasciamo qua sotto il nome della nostra pagina. Un grosso saluto e ci rivediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao.